ritrovati. Come anticipato nel servizio precedente, scuola confronto sindacati politici del 25 marzo 2015, vi proponiamo l'intervento integrale della senatrice Francesca Puglisi, responsabile scuola del PD. La scuola appartiene al Paese. La nostra preoccupazione, nonostante siamo orgogliosi e non potete dire che questo governo non sta dando un messaggio positivo al Paese sull'importanza della scuola tutta, degli insegnanti per il cambiamento dell'Italia. È il messaggio positivo che vogliamo dare, che continueremo a dare, di grande fiducia negli insegnanti e nell'istituzione scolastica per il cambiamento positivo del Paese, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte a ciò che non funziona comunque. Ciò che non funziona è quel tasso di dispersione scolastica che continua ad esserci del 17,6%, che in alcune parti del Paese tocca punte del 26%, e quindi non possiamo stare a guardare i ragazzi che si trovano per la strada. Allora, come migliorare la scuola assieme? Innanzitutto restituendo risorse e realizzando, e questa l'idea, non si può dire che non c'è alcuna idea dietro la buona scuola di scuola. L'idea è quella di dare gambe e risorse per realizzare quella che fu l'unica vera grande riforma fatta dal centro-sinistra, che è l'autonomia scolastica. Ora, può non piacere, noi ci crediamo invece. Crediamo che l'autonomia scolastica, con un organico funzionale pieno, possa riprendere quello slancio che serve proprio per innovare la didattica e permettere a ciascuna scuola di prendersi cura del successo formativo e scolastico degli studenti. E questo è l'unico obiettivo che noi vogliamo assegnare a ciascuna comunità educante per sconfiggere quel tasso drammatico di dispersione. Prendetevi cura del successo formativo e scolastico dei vostri studenti. Ora, l'organico funzionale pieno ci sarà? Sì, ci sarà. Ci sarà perché, oltre alla copertura dei posti vacanti e disponibili, ci saranno 50.000 insegnanti in più che noi stiamo assegnando alle scuole del nostro Paese. Il problema del precariato, siamo convinti che sia uno dei punti di grande debolezza della scuola di questi anni, aver tenuto in precarietà assoluta praticamente metà del corpo docente. Da qualche parte bisognava iniziare e abbiamo iniziato da un'altra promessa che aveva fatto il governo di centrosinistra, ministro Beppe Fioroni, l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento. E questo sarà fatto. È ieri venuta, ieri sera alle 8, il ministro Giannini a darci i numeri. Le graduatorie ad esaurimento verranno esaurite. Restano in stand-by per un anno soltanto 23.000 insegnanti di scuola dell'infanzia. Verranno coperti tutti i posti vacanti e disponibili anche della scuola dell'infanzia, ma quei 23.000 verranno utilizzati per un'altra parte della riforma che riguarda lo 06. L'altra cosa, sugli insegnanti di seconda fascia, cioè provo a rispondere in modo puntuale alle questioni che sono state poste. Io sono, lo dico e mi verrà rimproverato, sono d'accordo con voi che quell'articolo 12 va rivisto. Non c'è alcun. Allora, le assunzioni sono 100.000, questo significa che il prossimo anno potranno continuare a lavorare su quelle classi di concorso che nelle graduatorie ad esaurimento sono esaurite da tempo, matematica, informatica, tecnologia, con contratto anche annuale in alcune province, gli insegnanti di seconda fascia. Ma soprattutto vorrei sfatare la leggenda metropolitana che circola in queste ore: le graduatorie di istituto non vengono soppresse e continueranno ovviamente a fare attività di supplenza per quelle supplenze che richiedono oltre i 10 giorni,
insegnanti che staranno assenti più di 10 giorni. Questi insegnanti poi avranno la possibilità di accedere a questo concorso, che io sono d'accordo con quanto diceva Rino Di Meglio prima, è stato uno dei grandi problemi non aver fatto con regolarità i concorsi. Abbiamo bruciato circa, avendo saltato circa 7 concorsi che potevano essere fatti negli anni addietro, abbiamo bruciato circa 150.000 insegnanti che potevano essere già stabili nelle nostre scuole. E dicevo, quindi dobbiamo trovare, cioè siamo disponibili, il Parlamento sarà questo, credo, non c'è, ripeto, ribadisco, il Partito Democratico vuole bene alla scuola, non questo è la dimostrazione che sono qua e non ci sono molti altri, quindi penso insomma che la disponibilità del dialogo ci sia e ci sia da molto tempo. La cosa che dicevo, in questo concorso che sarà, che avrà numeri superiori rispetto a quelli prospettati nella proposta iniziale della buona scuola, possiamo vedere come cercare di valorizzare l'esperienza e il servizio svolto all'interno delle scuole. Sulla valutazione io credo che abbia fatto bene il governo a lasciare gli scatti di anzianità degli insegnanti e mettere a disposizione della scuola altri 200 milioni di euro per lavorare appunto per premiare il merito. Vedremo come discutiamo nel merito di queste questioni. Un'altra cosa che non ho sentito valorizzare alcuno degli intervenuti è la formazione in servizio degli insegnanti. Per la prima volta questo governo torna a mettere risorse anche per la formazione a disposizione per la formazione in servizio obbligatoria. Ora io l'ho ascoltato da voi che per troppo tempo i governi che si sono succeduti hanno investito circa 5 euro a testa per ogni insegnante. Qua ci sono 40 milioni più una carta di 500 euro all'anno per i consumi culturali che ciascun insegnante vorrà fare se lo ritiene, per accedere a mostra, acquisto di libri. Sono cose, ripeto, che con le mie orecchie mi avete raccontato per molto tempo, quindi anche quella è una misura molto attesa e che, a cui questo governo corrisponde. L'ultima questione aperta, voi lo chiamate lo strapotere, io lo chiamo la responsabilità del dirigente scolastico. Anche qui in Parlamento discuteremo, possiamo migliorare, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile. Però attenzione ragazzi, perché l'ottimo è nemico del buono e questa cosa purtroppo è già avvenuta anche in passato, dove si è alzato un muro di fronte alla riforma Berlinguer e dopodiché è arrivata la Moratti e la Gelmini. Quindi facciamo grande attenzione a non alzare muri, siamo qui per questo, per dialogare, ma non alziamo muri perché questa cosa, come dire, la scuola l'ha già pagata abbondantemente negli anni addietro. C'è chi lo chiama lo strapotere del dirigente scolastico, io voglio chiamarla la responsabilità del dirigente scolastico. Lavoriamo assieme se possiamo migliorare anche quella parte del testo, però attenzione, faccio una gran fatica. Poi ho finito, chiudo. Allora, innanzitutto ciò che c'è scritto lì è ben diverso dalla proposta che fece Valentina Prea anche solo poco tempo fa in Lombardia. Perché? Perché lì si dava la possibilità al dirigente scolastico di andare a selezionare direttamente nelle graduatorie ad esaurimento, a proprio piacimento, chi assumere direttamente. Qua stiamo parlando di una platea in
invece di docenti che vengono già assunti a tempo indeterminato nella scuola, e la proposta è quella di valorizzare le singole professionalità permettendo di impegnarle nelle scuole in base alle proprie esperienze. Sono d'accordo con voi sulla formazione in servizio fatta fino ad oggi per accumulare punteggio, per scalare le graduatorie. È quello, come dire, la cosa che ha svilito la professionalità dei docenti. Semplicemente era un arrampicarsi nella scalata della graduatoria per arrivare finalmente in ruolo. La cosa che però crediamo possa essere valorizzata e che francamente spesso ho sentito anche da parte dei docenti, ma io che ho fatto una bella esperienza di lotta in un progetto di lotta alla dispersione scolastica a Scampia, se servo in quella scuola, se quella mia esperienza può essere valorizzata in un altro istituto, posso essere valorizzato per questa mia esperienza. Cioè, non dimentichiamoci che ogni insegnante è comunque orgoglioso dell'esperienza fatta a scuola, e poter contribuire al miglioramento delle singole scuole valorizzando quelle esperienze che vengono fatte sul campo, attraverso un curriculum in modo trasparente, non ci sarà alcuno che non verrà, come dire, impiegato nella scuola. Nell'organico funzionale pieno tutti dovranno essere disponibili a mettersi in gioco con passione per occuparsi del successo formativo dei propri studenti. È da lì che parte la rivoluzione culturale che noi vogliamo condividere con il mondo della scuola. È semplicemente questo: pensare che ciascun insegnante possa essere valutato, che gli possano essere offerte delle opportunità in base alla professionalità che ha maturato negli anni. Questo è tutto. Grazie, e comunque continueremo a seguirci. Grazie.